voi siete riusciti a salvare tanti ragazzi, a cercare di tenere lontano da te. Guardi questa domanda, è una domanda difficile, noi ci proviamo, ma se poi la scena che si presenta davanti ai loro occhi è quella di stamattina, che cosa gli spieghi più a questi ragazzi? Studia, vai a lavorare, migliorerà, arriveranno le forze dell'ordine, sarete protetti, cosa gli spieghiamo più a questi ragazzi? Io domani cosa dico ai miei alunni? Che va tutto bene? C'è un morto a terra. Ma alle 9 meno 10 del presidio fuori da scuola. L'abbiamo chiesto, scritto, preteso in tutte le lingue a tutti gli interlocutori possibili. Ok? Io chiedo una camionetta, io chiedo l'esercito. Qualcuno diceva qualche mese fa che non è militarizzando che si risolve il problema. Io dico che invece sarebbe stato, diciamo, fondamentale avere una camionetta, così come ci ha avviato Ledo, dove non accade mai nulla, vero? Buongiorno, l'abbiamo detto a più voci. Avete fatto vero? Anche una manifestazione, c'è certo, stato tutto riconosco il quartiere, qualche non volto è servito che nulla. C'è stato vicino in quella manifestazione. Ebbene, queste persone che riconosco perché ci siamo visti un anno fa, il 19 aprile c'era una marcia contro le stese di Camorra. Io a quelle telecamere dicevo che forse bisognava aspettare il morto. È arrivato il morto. Chi è responsabile per tutto questo? Pirone. I bambini sono spaventati, che cosa erano? I bambini sono spaventati. C'era un bambino che piangeva fino a poco fa. Abbiamo tranquillizzato, voglio dire, abbiamo delle metodologie, degli strumenti, diciamo. Però gli adulti sono spaventati. Io ho paura, non vi nascondo, io ho paura. Quello che è successo poteva capitare a chiunque. C'era stata anche un po' di illusione dopo gli ultimi arresti, dopo gli arresti compiuti nei. Guardi, le dico la verità, io non ero assolutamente illusa, anzi, quando succedono questi arresti c'è la paura perché c'è un nuovo equilibrio che si va a instaurare, ecco qua. E adesso c'è ancora più paura perché, guardate, dopo quello che è successo noi non sappiamo cosa ci possiamo aspettare. Noi abbiamo bisogno di protezione, di un sistema di videosorveglianza. Che risposta si attende adesso? Io mi aspetto intanto, diciamo, di vedere gli interlocutori che ho visto in quest'anno, perché voglio adesso sapere che cosa mi dirà. Ecco, la curiosità di capire a questo punto della cosa che cosa mi diranno per tranquillizzarmi, perché io ho incontrato tante...